Aggiornamento di Cildanni del per la gerarchia spirituale e la Federazione Galattica. 15 giugno 2010 Selamatiarin. Torniamo per discutere con voi. Sono successe molte cose, e il tempo per un nuovo inizio è vicino. I nostri alleati terrestri hanno lavorato diligentemente per modificare la vostra realtà spostandovi dalla linea, che conosce caos e confusione, verso una basata sull'ordine divino. Questo grande impegno sta mostrando i suoi risultati. Gli ultimi sostenitori della Cabala Oscura osservano con orrore il fallimento dei loro recenti tentativi, che finiranno nella proverbiale pattumiera della storia. Il vostro impegno per modificare la realtà in cui vivete è sostenuto dal cielo e dal desiderio profondo di Madre Terra. Il vostro mondo sta sopportando gravi squilibri ambientali, ed è fortemente minacciato dalla immensa marea nera nel Golfo del Messico, che mette in grave pericolo la maggior parte della flora e della fauna di quella regione. I nostri ecologi marini osservano quanto sta accadendo, e vorrebbero intervenire, ma il cielo ha stabilito diversamente. Questo è il vostro momento, individualmente e in gruppi collaborate per adempiere al volere del cielo. Finora avete fatto molto le vostre proteste collettive e i tentativi iniziali per introdurre alcuni dispositivi ecologici sono stati apprezzati. Quello che ora risulta necessario è di intensificare le vostre proteste pubbliche. Madre Terra ha bisogno che vengano applicate le tecnologie, che si sono già dimostrate efficaci e sicure, per pulire accuratamente le zone del Golfo, che vengono distrutte dal petrolio e dai prodotti chimici tossici usati per disperdere la marea nera. Si tratta di un progetto che richiederà una grande quantità di tempo e notevoli capacità. Una cosa è sapere cosa si può fare, ma ben diverso è riuscire ad ottenere l'impegno di un governo riluttante nel far rispettare l'applicazione di queste tecnologie nei tanti luoghi che necessitano di vedere rapidamente ripristinata la grave devastazione. Usate le vostre capacità per organizzare e informare. Mettete pressione su coloro che sanno dove vengono utilizzate queste tecnologie. E una volta che sarà presa la decisione per procedere, create delle reti per monitorare la messa in atto del programma e ogni fase successiva, per garantire una sorveglianza continua delle operazioni. Quando i nuovi governi saranno formati, potremo assistervi ed aiutarvi con l'introduzione di tecnologie che permetteranno di sistemare le falle che si sono formate nei fondali. La nostra tecnologia si renderà necessaria per chiudere i buchi nel golfo e riportare il fondale marino ad una condizione di normalità. Sarà opportuno vietare ulteriori perforazioni nei fondali del Golfo del Messico, essendo un'area che raggruppa una serie di zone di faglia potenzialmente pericolose, e che non devono essere sollecitate con ulteriori perforazioni. Queste zone sono in grado di generare terremoti, che potrebbero interessare le principali città, che si estendono dalla costa orientale del Messico al sud della Florida. Ci sono inoltre diverse zone vulcaniche sul fondo del mare, che potrebbero sicuramente peggiorare il danno già provocato dalla marea nera. L'obiettivo principale deve essere il contenimento dei danni. Sono già in corso alcuni importanti cambiamenti su questi fondali, e su quello adiacente in Atlantico. I fondali vengono messi in movimento perché proprio in queste zone si trovano i resti di Atlantide. Un evento simile di grandi proporzioni si sta verificando nel Mar dei Coralli vicino l'Australia ed è in procinto di manifestarsi anche in questa regione dell'Atlantico. I fondali degli oceani del mondo stanno diventando instabili e una serie di masse si appresta ad emergere in superficie. Altre attività stanno interessando la parte inferiore della vostra atmosfera, ove il grado di tossicità crescente risulta una minaccia per tutte le forme di vita. Il vostro ambiente è sotto attacco, i governi segreti a vostra insaputa stanno intensificando le attività di irrorazione nell'atmosfera con metalli tossici, in ogni parte del mondo. L'ionizzazione elettronica mette gravemente in pericolo l'equilibrio della preziosa miscela di gas comuni e rari indispensabili ad ogni forma di vita. Abbiamo più volte neutralizzato queste operazioni in modo da irritare la Cabala Oscura e per prevenire il verificarsi di casi di morte causati da queste sostanze nocive. Noi tuttavia vorremmo fare di più. Questo ha più volte portato al verificarsi di alcuni eventi atmosferici che hanno interessato le loro navi, ma le nostre vittorie sono per noi delle occasioni tristi. Gli oscuri sono implacabili e piuttosto immorali.
Se tenessero minimamente a cuore tutti voi, si sarebbero arresi da tempo. Conservano invece la tenacia e l'imperterrita arroganza di chi non vuole accettare l'inevitabile. La vostra aggregazione e le prese di posizione al riguardo degli oscuri è un atto molto coraggioso e necessario. Ammiriamo quelli di voi che si sono fatti carico di questo impegno. Mentre proseguite, sappiate che non siete soli. I nostri alleati terrestri e una squadra crescente di gruppi e individui sono determinati a fare in modo che siate al riparo dagli oppressori oscuri. L'evoluzione improvvisa di una società globale è di solito preceduta da un momento di ispirazione e l'attuale serie degli eventi produrrà uno di quei momenti. L'umanità si è impegnata spiritualmente ad una trasformazione che modifichi la vostra realtà da una limitata essenza oscura a una pienamente cosciente e piena di luce. In questa nuova realtà torneremo ad essere uniti, e le conoscenze, che sono ora tenute nascoste, diverranno disponibili a tutti. E così, mentre vi impegnate per liberare il vostro mondo dagli ostacoli disseminati dagli oscuri, sappiate che il piano per la sua trasformazione è dietro l'angolo. I nostri alleati terrestri hanno perfezionato accordi e impegni che saranno in grado di liberarvi dagli oscuri. Questo brusco cambiamento è molto vicino. Siamo pronti ad apparire e a dare il nostro aiuto apertamente, quando il cielo lo riterrà opportuno. Gli oscuri sono ormai vacillanti, i loro giochi di parole riguardanti economia e governi non sono più credibili, e la disperazione sta prendendo forma. Questa disperazione è accentuata dal sequestro dei beni degli oscuri da parte dei nostri alleati terrestri. Gli oscuri ben comprendono che non possono impedire la vostra trasformazione divina da limitata a piena coscienza. Sanno anche che il tempo stabilito per cedere il loro controllo del mondo è quasi scaduto. Hanno fatto uso della tecnologia Time Travel per alterare la vostra linea temporale, ma questo progetto, che sembrava essere efficace, è poi fallito clamorosamente sotto i loro occhi increduli. Eppure conservano la speranza di trovare un modo per continuare a tenervi a bada mentre riflettono sul da farsi. Ogni problema ha bisogno di trovare una risposta. Noi abbiamo la soluzione perfetta per loro dimettersi. Naturalmente questa è la strada che vogliono a tutti i costi evitare. I nostri collaboratori insieme ai nostri alleati terrestri hanno già siglato con loro una serie di accordi, e riguardano proprio questo le loro dimissioni. Questi accordi diverranno esecutivi quando gli oscuri comprenderanno che ogni speranza è ormai inutile. Solo allora queste teste calde saranno disposte a rassegnarsi. Fino a quel momento essi agiranno considerando questi accordi come inesistenti. Da parte nostra abbiamo chiesto ai nostri alleati terrestri di assicurarsi che le ulteriori buffonate di questi furfanti non siano causa di troppi guai. L'incidente nel Golfo risulta comunque sottovalutato. Abbiamo lavorato con la gerarchia di Madre Terra per garantire che questo enorme disastro ecologico abbia dei limiti. È nostra intenzione trovare un rimedio a questo problema non appena il nuovo governo si sarà solidamente insediato in America. Il governo attuale è fortemente limitato da alcuni suoi membri che, vincolati da profondi debiti verso alcune aziendali corrotte, partecipano ai loro crimini. Questi furfanti non intenderanno certo promuovere la soluzione di questi enormi problemi ecologici. L'unica alternativa è formare legalmente un nuovo governo. Il nostro compito consiste nel lavorare dietro le quinte per manifestare il nuovo governo e un cambiamento globale. Questa nuova realtà porterà rapidamente alla fine della crisi del debito e autorizzerà i nuovi governi a porre fine ai segreti riguardanti gli UFO e a consentirci di essere presentati pubblicamente. Potremmo così usare apertamente le nostre navi, e con la vostra assistenza, risolvere una serie di problemi tra cui la massiccia fuoriuscita di petrolio nel Golfo. Questa fuoriuscita di petrolio e altri disastri ecologici sono un sottoprodotto di una cabala oscura ormai completamente impazzita. Senza ombra di dubbio queste cose fanno parte di un massiccio programma progettato per forzare voi e questo sacro mondo a cedere alle loro più selvagge visioni di potere e controllo. Ma il cielo ha altri piani. Siete destinati alla luce, e il tempo per realizzare tutto questo è finalmente arrivato. Oggi abbiamo discusso di attualità e di eventi imminenti, sottolineando tutta l'importanza e l'urgenza del primo contatto.
Notiamo con rammarico quanto pazzesco stia diventando il vostro mondo in questi ultimi giorni di coscienza limitata, e non possiamo che citare questo detto che molto si addice e quando ogni cosa sembrerà orribile, inevitabilmente tutto passerà. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayum. Selamatia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003.